Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi continuiamo la nostra rassegna di giocatori migliori ruolo per ruolo ed è la volta dei centrocampisti. Un ruolo molto delicato e ovviamente andando a parlare di centrocampisti parleremo sia di mediani, ovvero quelli con compiti un po' più difensivi, e in questo caso vedremo l'elite, sia di centrocampisti che possono giocare a 2 o a 3 e in questo caso ne vedremo qualcuno in più. Partiamo dai mediani e ovviamente partiamo da quello che è il papà assoluto di questa categoria, ovvero Patrick Vieira, un giocatore che magari qualcuno di voi, fortunello come me, ha trovato all'interno di quello che è il pacchetto icona che insomma abbiamo farmato sicuramente in questo periodo. Un Marcantonio di 1,92 m con un work rate normale alto, quindi perfetto per fare il mediano. Stile di corsa più prolungata, mosse abilità 3 e piede debole 3. Ovviamente in questo caso parliamo di un giocatore che conosciamo bene, può fare solo il CC, quindi nel caso da CDC va ibridato. Rapido, dotato anche di ottimi passaggi nonostante la statistica sia penalizzata da cross, precisione, punizioni e effetto. Però per quanto riguarda quelli con la X, soprattutto di Ben Pass, non vengono male. Agilità 73, reattività 88, statistiche difensive della Madonna e un fisico anche qua d'elite, in particolare l'89 di forza, il 91 di aggressività e il 93 di resistenza. Playstyle devastanti perché ha praticamente tutti i playstyle difensivi, in particolare il blocco plus, ha anche il forte di testa e in più la batteria per far sì che la sua intensità a centrocampo si senta per tutti i 90 o 120 minuti. A fargli eco, io ho messo Bellingham nella sua versione Team of the Group Stage. Solo ed esclusivamente questo. Per quale motivo? Parliamo di un giocatore di 1,86 m, quindi molto fisico, alto, 4-4, può fare sia il COC che il CC per le squadre ibride. E parliamo di un giocatore che è veloce, è molto tecnico, è agile, palla al piede, si muove bene, ha una buona lettura difensiva, una buona intercettazione e in più ha 88 di aggressività e 96 di resistenza. Però cosa ha questo Bellingham che lo rende devastante da mediano? Il playstyle plus dell'intercetto, che secondo me è il playstyle, lo stile di gioco ideale per andare ad interpretare questo ruolo, visto che questi tipi di giocatori sono molto automatici, si mettono sulle linee di passaggio e cercano di intercettare come dei draghi. Quindi il buon Jude nella sua versione 89 mi sento di metterlo tra i migliori mediani di FC24 che abbia provato. Così come un altro giocatore che io vi vado a mettere per il rapporto qualità-prezzo è Aurélien Tchouaméni, che potete andare ad evolvere se siete ancora in tempo all'interno dell'evoluzione, se non erro quella radioattiva, e poi in quella a pagamento anche, che vi dà proprio l'opportunità di prendere il playstyle plus dell'intercetto che comunque lui ha già in forma argento. E parliamo di un giocatore che comunque è molto valido perché ha un normale alto, una bella fisicità, 1,87 m, discretamente veloce, passaggi comunque decenti, ottima la reattività, ottime le stats difensive, buona resistenza, forza e aggressività. Però in questo caso non stiamo parlando delle milionate che ci vogliono per Bellingham e per Vieira, ma stiamo parlando di un giocatore che costa praticamente 2 spicci, ve lo evolvete e costa sempre 2 spicci e vi tenete un mediano di tutto rispetto. Vado a mettere Yaya Touré a chiudere questa carrellata di mediani, un po' però dandomi un pizzico sulla pancia, perché Yaya Touré conosciamo benissimo che tipo di giocatore è, 1,88 m, 4-4, però con quest'anno il nerf che c'è stato leggero, seppure alla CPU in mezzo al campo, quel normale, se non lo andate ogni tanto a richiamare all'attenzione rischia un po' di penalizzarlo, però ovviamente parliamo comunque di un giocatore di assoluto rispetto, anche in questo caso. C'ha dei buoni passaggi, è veloce, ha anche un buon tiro, soprattutto quello da fuori, reattivo palla al piede, dotato di discrete stats difensive, paradossalmente qui andiamo un po' a calare, però 93 di forza, 95 resistenza, 82 di aggressività e in più abbiamo anche degli ottimi playstyle di tiro, passaggio e siamo un po' carenti su quelli difensivi, però il mastino comunque contribuisce tanto nel recupero palla con il contrasto. Magari vi sembrerà strano, però io Yaya Touré nella mia personalissima top dei mediani lo metto per ultimo. Passiamo adesso al ruolo di mezzala o comunque di CC in centrocampo a 2 con un centrocampista un po' più fisico
fisico vicino. Al primo posto io metto Aitana Bonmatí, una giocatrice veramente incredibile. Alto alto, 4 skill e 5 di piede debole, 1,61 m di pura cattiveria agonistica. Io ci ho fatto 400 partite con 260 gol e 207 assist, veramente una roba allucinante. E rapida palla al piede, non vi dico proprio che agilità. A dispetto della potenza tiro 70, se prendete il timed calcia forte e finalizza molto bene. Passaggi incredibili, il playstyle del tecnico abbinato al 94 di agilità e al 92 di reattività si fa sentire veramente tanto. 90 di intercetto, 83 di contrasto in piedi, pecca leggermente in forza e aggressività, ma vi assicuro che la Bonmatí, se mossa bene, recupera un sacco di palloni. Poi i playstyle, praticamente tutti i playstyle del passaggio, nonostante abbia il tiro a giro argento fa dei bei tiri a giro e nonostante non abbia la trivela vi assicuro che fa delle grandissime trivele e in più ha anche l'inesauribile argento, quindi questi elementi secondo me la rendono attualmente una delle migliori giocatrici a centrocampo in assoluto. Seguita a ruota proprio molto stretta dal nostro Frenkie de Jong, altro giocatore del Barcellona, stavolta maschile, 1,81 m in questa versione 4-4, alto normale, un giocatore poliedrico al massimo perché fa benissimo entrambe le fasi, è rapido, gran passaggi, grande agilità palla al piede, difende, forte, aggressivo e in più ha anche il playstyle della trivela che sappiamo essere veramente letale, c'ha anche il tiro a giro argento e in più ha degli ottimi playstyle per quanto riguarda i passaggi. In questo caso siamo un po' carenti per quanto riguarda le caratteristiche difensive, però andandolo a muovere noi manualmente, essendo un giocatore di 1,81 m con una buona fisicità, si fa sentire anche in fase di recupero palla. Un altro giocatore che secondo me è stato un po' snobbato e poi si è recuperato forse nell'ultimo periodo è Luka Modric. 4-4, anche lui leggermente il problema del normale normale rispetto a Yaya Touré, ma dovendo fare il CC a 3 o a 2 questo può tranquillamente essere soppiantato come problema andandolo a switchare. Bello rapido, gran tiro, passaggi che non ve lo sto manco a dire, una trottola palla al piede, anche buone stats difensive, pecca in forza e aggressività però ha una gran resistenza. Anche in questo caso abbiamo la trivela plus, ottimi passaggi, il tecnico argento e nessuna stats difensiva, visto che comunque vi ripeto stiamo vedendo in questo caso dei giocatori che sono un po' più svincolati da quelli che sono compiti difensivi. Così come ovviamente non posso lasciare da parte il buon Federico Valverde. Chiaramente io vi metto sempre la versione più alta all'interno del video, ma il discorso vale bene o male per tutte le versioni tranne quelle un po' più antiquate che ormai fanno fatica. Alto alto per lui, 3 di skill, 4 piede debole, 1,82 m, può fare il CC e la D per ibridare, rapido ovviamente, grande saracca da fuori, cioè dei bei bolidi, buoni passaggi, magari pecca leggermente palla al piede visto che ha 79 di agilità, 70 di equilibrio, 82 di forza, però ha delle grandissime stats difensive e anche in questo caso non abbiamo questi gran playstyle, però lui è un mastino perché è bello fisico, c'ha un body type fastidioso, la batteria che lo fa durare 90 minuti, il rapido, il tiro potente e il passaggio lungo che completano il quadretto di un giocatore molto molto interessante. Ovviamente questo costa tanto, però in questo video ovviamente parliamo dei migliori. E se parliamo dei migliori, io vi devo mettere anche Omar Essaouira, 1,65 m di pura cattiveria agonistica parte 2, alto alto, 4-4, giocatrice che può tranquillamente fare sia CC a 2 che a 3, bella rapida, dotata di ottimi passaggi, agile, buone le stats difensive, pecca anche lei in forza e aggressività perché è una piccolina, però ha un ottimo playstyle che è quello della batteria abbinato a 92 di resistenza, questa praticamente non si stanca mai, c'è il razzetto, buoni playstyle di passaggio, anche qua pecchiamo in quelle che sono gli playstyle difensivi, però la Sawa non può mancare all'interno di questa classifica. Così come non può mancare Patri Guiarro, un'altra giocatrice del Barcellona, alto normale, 4-4, veramente fenomenale la Patri, perché fa benissimo entrambe le fasi, è veloce, ottimi passaggi, agile, guardate lì che stats difensive, pecca anche lei un po' in aggressività, mentre con la forza comunque siamo ad un buon parametro, visto che è 1,70 m, e poi ha il playstyle plus del passaggio lungo, che ragazzi miei, vi fa proprio godere se giocate con queste grandi sventagliate da una parte all'altra del campo, veramente impeccabile. Chiudiamo questa top con Kevin De Bruyne, ovviamente nella sua versione centurione ce lo devo andare a piazzare per forza,
4 di skill e 5 di piede debole, 1,81 m, alto normale, il work rate. Questo a dispetto delle sue stats difensive, ragazzi, si sente tantissimo in fase di difesa. Sarà il work rate, non lo so, anche se alto normale, ma torna tantissimo a dare fastidio. 90 la resistenza, tiro non ve lo dico proprio, 95 di passaggio corto e 95 di lungo. Discretamente agile, palla al piede e praticamente tutti i playstyle del passaggio. Anche qua siamo un po' carenti per quanto riguarda difesa ed il resto, però io De Bruyne ce lo metto perché quando l'ho utilizzato mi è piaciuto proprio tanto. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi centrocampisti e quali sono invece i giocatori che state utilizzando voi attualmente. A me non resta altro che ricordarvi che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola e vi auguro una buona giornata. Un saluto dai vostri Beroschi e a presto. Ciao!